E buongiorno a tutti, carissimi amici del canale Lupus del Second Side, ben ritrovati, come state? Spero che stiate passando gli ultimi scampoli di quest'estate, crogiolati al mare e avete tutta la mia invidia e gelosia. Maledetti. Ad ogni modo, oggi ci troviamo qui per farci una chiacchieratina molto breve e per, diciamo, allestire una sorta di programma futuro. E per parlare di ciò che è avvenuto durante la settimana precedente. Mi sono preso per l'appunto delle note che ora andremo, perché sono diversi i temi che tratteremo, soprattutto sono temi di videoludici, ovviamente, perché si parla di questo in questo canale, e quindi ho intenzione di allestire questa sorta di rubrica settimanale che faremo, non lo so, una volta a settimana, penso il sabato o la domenica. Oggi è sabato e quindi, perché no, battezziamo il sabato come giorno ufficiale per questa rubrica, e dove parleremo per appunto di ciò che è successo la settimana precedente, ciò che avverrà nella settimana futura, ok? Parlando di nuove uscite, parlando dei giochi che abbiamo trattato, parliamo dei temi, parliamo anche di persone, perché ovviamente voi siete i protagonisti. A tal proposito, nelle note mi sono segnato di fare dei ringraziamenti, e io non mi esigo dal farlo, perché quando faccio certe cose sono veramente contento di farle. Volevo ringraziare, faccio i nomi perché parliamo di cose positive: Antonino Pennino, Luca e Jack Tamborini, e Johnny e Marco Granata. In particolar modo queste persone, poi ovviamente ringrazio tutti quanti, tutti coloro che piano piano si stanno riavvicinando con interesse al programma di questo canale e alla vita di questo canale. Tra le altre cose, vi voglio sempre ricordare che potete trovarmi e trovarci assieme agli altri ragazzi in diversi gruppi social. C'è il gruppo Lupus in Game Discord, ma ora penso che allestirò, anche se non vedo la logica in tutto questo, però magari per differenziare le due cose, perché sapete bene che ho due canali, uno che ormai è quasi orientato sulla simulazione aerea, e di questo attenzione perché c'è un piccolo asterisco che bisogna fare, simulazione, e rimarrà a fare simulazione aerea se questo canale qui alla fine del mese raggiungerà l'obiettivo che mi sono preposto, che ora parliamo anche di questo, insomma ce n'è tanta carne a fuoco. Quindi ci potete trovare nei social, Discord, Facebook, nel branco del Lupus in Game, poi ci sarebbe anche il gruppo Facebook, il Lupus the Second Side, Instagram, Lupus the Second Side, poi abbiamo anche, cos'altro mi dimentico qualcosa, Twitter, Lupus the Second Side, insomma trovate tutto nella descrizione del video o di ogni video. Volevo ringraziare per appunto in particolar modo queste persone, questi personaggi, soprattutto Jack, perché ormai io l'ho chiamato l'onnipresente Jack. Lui ormai è battezzato, lo sa benissimo, si chiama Onnipresente Jack. Non è da meno Luca, il fratello, ma sono praticamente due persone, due ragazzi che mi hanno veramente e mi stanno seguendo con assiduità, con presenza, commentano, sono sempre lì pronti ad appoggiarmi nelle live, come quella per esempio di ieri dove eravamo in quattro. Lo posso anche dire, non mi interessa, è un canale ancora questo di 278 persone, è normale avere live con pochissima gente, è normale avere delle visualizzazioni che non sono 1000, 2000, 3000, però è un canale che piano piano potrebbe andare verso una direzione giusta. Magari fra 10 anni, o fra... no, 10 anni sono troppi. Magari fra 5 anni vi ricorderete di questo video e direte: "Icchia, io c'ero all'epoca, oggi ha compiuto 300.000 iscritti." Magari. Ci arriverete. Forse. Non lo so. Forse. Dipende da voi. E dipende anche da me, chiaramente. Al 90% dipende sempre da me. Quindi Pennino, Antonino Pennino, che è sempre stato un assiduo follower dell'altro canale, ma lo sto vedendo molto partecipe in questo canale qui. Lo vedo, non me l'aspettavo, perché è un ragazzone di una certa età che mi sta seguendo su determinati temi, commenta, e io sono sempre lieto di rispondergli. Poi abbiamo Johnny, ovviamente, che mi segue da parecchio, e Marco Granata, ragazzi, su Marco Granata tanti cuoricini da spendere, no, lui lo sa che gli voglio bene, quindi c'è poco da discutere. Per quanto riguarda poi cosa abbiamo portato nelle settimane precedenti, in particolar modo la settimana ultima che abbiamo avuto, Battlefield, signori. Ho ascoltato
il consiglio, il suggerimento, ecco perché questo serve la community, il suggerimento di uno di voi, un paio di voi, che mi avete detto, ma che porta anche qualche titolo, spara tutto, che io avevo accantonato quasi del tutto nella mia, diciamo, come dire, nel mio store, ok, l'avevo già, perché Battlefield 4 l'avevo già da almeno 3 anni, conservato lì, lo avrò usato forse per, ci avrò giocato 5 ore, forse in totale, ora sono diventate 20. E abbiamo fatto anche la live ieri, Battlefield è un leggero successino all'inizio, poi ovviamente come tutte le cose va un po' scemando, però ancora ci sono i numeri per poter continuare la campagna, che spero di poter continuare anche in live. Ieri ci siamo fatti 3 ore di live, ero partito come al solito per fare un'ora e mezza massima, abbiamo finito per farne 3. A tal proposito mi dispiace, purtroppo chiedo scusa pubblicamente per i problemi tecnici che ci sono stati durante la live, che è stata, come vedete dal canale, divisa in 2 parti, perché ho dovuto riavviare il PC, perché a un certo punto, e questo tra parentesi, tutti i giochi di Origin fanno così, perché anche FIFA mi fa così, ogni tanto si impallano. Ieri avevamo noi il fucile che roteava in aria e non c'era modo di sbloccarlo, quindi ho dovuto semplicemente riavviare il PC, quindi ho dovuto riavviare anche la live. E nella seconda live, per almeno forse 40 minuti, sentirete solamente la mia voce, non sentirete la voce del gioco, quindi io lo lascio, ok? Perché comunque sì, c'è stato poi un'ora in cui abbiamo fatto tutto, nel senso c'è stata la voce dell'audio del gioco e la mia voce, quindi lo lascio. Car Mechanic Simulator 2021, non me l'aspettavo ragazzi, ma veramente, veramente sta facendo bene. È un gioco che rende, secondo me, molto di più in live piuttosto che a puntate, ok? Perché in live ci potrebbe essere maggiore partecipazione, infatti penso che lo porterò anche in live. Anche se, ripeto, al momento questo è un canale talmente piccolo che purtroppo in live non c'è questo grande numero di persone, però magari le richiamiamo da fuori. Car Mechanic, quindi lo continuiamo perché sta andando molto bene. Per adesso lo continuiamo. Nota un pochettino dolente e poi c'è una nota dolentissima. Allora, partiamo dalla nota dolentissima. La nota dolentissima si chiama Grime. Ora, io capisco perfettamente, signori, che i videogiochi sono de gustibus, ok? Capisco perfettamente che non tutti possono piacere, perché neanche a me piacciono tutti. Grime era partito con una prima puntata che ha incuriosito tutti ed era partito molto bene. Si è andato affievolendo a tal punto che mi sento un po' a disagio a continuarlo, con tutto che mi dispiacerebbe farmelo da solo, perché io sono un tipo che quando compra un gioco lo vuole finire, ok? Se non riesco a farlo nel canale, perché magari a voi non ha destato questo interesse, me lo faccio da me, me lo gioco da solo fino alla fine. Però è un vero peccato, perché il gioco è un GDR indie avventura, chiamiamolo come vogliamo, perché comunque ha diverse categorie, molto interessante, un RPG più che altro, molto interessante un GDR, è un RPG, non è un GDR, un RPG molto interessante, è un vero peccato, però prendo atto ragazzi, l'ultimo video onestamente non si è smosso dalle 12 visualizzazioni e vi dico che in un canale di 278 persone, voi dovete sapere che su YouTube generalmente in un canale, anche se tu hai 600.000 iscritti, quelli che guardano il video concretamente è sempre massimo il 20%, ok? Fateci caso, andate a vedere altri canali di altre persone, sono veramente pochissimi, se non rarissimissimi casi in cui uno ha 600.000 iscritti e fa 600.000 visualizzazioni per un video. No. Nei primi 2 giorni, che sono quelli caldi, quelli vivi, quelli più importanti, le prime 48 ore, soprattutto le prime 24, ma in generale, allargando il discorso, le prime 48 ore sono quelle che fanno capire se il gioco, un titolo, piace o non piace, ok? Perché poi, ovviamente, YouTube inizialmente lo pompa, vede se c'è una reazione, una partecipazione da parte del pubblico, e poi, ovviamente, se non vede che c'è una attenzione su quel canale, tende poi a metterlo da parte, non pomparlo più, e di conseguenza non fa più movimento e fa capire al creator che magari quel titolo non va bene. Grime è per esempio un titolo che purtroppo abbiamo dovuto sospendere e bloccare
mi sa tanto, a tempo indeterminato, mi sa tanto che non si può fare più. Un'altra nota invece medio dolente, qui mi dispiace perché questo è un titolo che è stato la fondamenta di questo canale, è Football Manager 2021. A novembre uscirà Football Manager 2022 come ogni anno di consueto. Football Manager 2021 ultimamente ha avuto un calo sensibile. Ora, le visualizzazioni rispetto a Grime sono nettamente superiori, parliamo di più del doppio. Però rispetto a Car Mechanic, Battlefield e Bus Simulator è piuttosto un po' più indietro o un po' più lento a fare visualizzazioni, perché poi nel lungo termine le visualizzazioni le fa. Arriva poi, ma inizialmente nelle prime 48 ore non si piazza molto bene, quindi io mi ero promesso di finire la stagione quantomeno, la stagione dove il Napoli è secondo, ragazzi, alla fine stiamo facendo bene, potrebbe essere interessante anche in chiave future, Champions League, queste cose qui, siamo in Europa League, insomma, stiamo lottando per il titolo, mi pare strano che non stia pompando più come era all'inizio quando avevamo il Catania, se vi ricordate bene, all'inizio andava molto meglio. Quindi su questo metto un punto interrogativo su Football Manager perché mi dispiacerebbe onestamente non finirlo, non finire quantomeno la stagione. Invece una piacevole sorpresina, ma questo io forse sono stato abile io, sono stato bravo io in questa cosa, perché anche prima lo portavamo, è Euro Truck Simulator 2. Euro Truck Simulator 2, ragazzi, è un titolo che non morirà mai. È un titolo che più vai avanti, più lo porti, cioè più ogni volta che lo riapro, apro una sessione di Euro Truck Simulator 2, trovo sempre cose nuove. Ed è una cosa molto interessante, molto bello, perché questo è un titolo veramente molto bello. Ed è un piacere vedere che quando una tantum faccio una puntatina, la gente risponde molto bene. Questo è il video che si è piazzato primo al momento tra gli ultimi 10 in termini di visualizzazione, di interesse e commenti. Oltre che like. Quindi è un titolo che secondo me va portato anch'esso in live, ma si potrebbe prestare bene anche alle puntate, però una ogni tanto, perché come tutte le cose, ovviamente, se portate allo sfinimento, stufano, come si suol dire dalle mie parti. Quindi una tantum, poi ovviamente mi fate sapere poi nei commenti se volete che lo portiamo più spesso, non sarebbe male, magari una puntatina a settimana, fatemi sapere. Poi parliamo adesso di ciò che sarà l'obiettivo del mese. Allora, l'obiettivo del mese io non lo svelo ancora, per tanti motivi. Non lo svelo perché sono, come dire, piuttosto medio ottimista su questa cosa, perché siamo molto vicini all'obiettivo che mi ero prefissato per la fine di settembre, che è una sorta di ultimatum che io ho dato a me stesso su questo canale. Non l'ho dato al canale, ma di riflesso è come se l'avessi dato anche al canale, ok? Se questo obiettivo non verrà raggiunto entro la fine del mese di settembre, allora ecco che ritorniamo indietro. Il canale numero uno, che fa per il momento solo e esclusivamente simulazione aerea, diventerà l'unico canale in mio possesso, oltre a quello che ho in inglese, ma quella è un'altra storia. Sta anche andando abbastanza bene, ma non avevo dubbi perché lì c'è un target molto più ampio. Passerà tutto nel primo canale. Passerà tutto nel primo canale fino a quando anche lì non vedrò. Ma l'altro canale, ragazzi, i suoi numeri li fa. Parliamo che l'altro canale, ogni video di simulazione aerea, ragazzi, fa la media di 600-700 visualizzazioni. 500-600 visualizzazioni, ci arriviamo sicuri. 400 le fa nelle prime 48 ore tranquillamente, ma lì è un canale di 3650 persone, ok? Questo è un canale molto piccolo, su cui io ripongo da sempre molte più ambizioni e speranze, perché questo qui è veramente The Second Side, il mio lato B, perché se da una parte c'è la simulazione aerea che mi piace, sì, ma che non sto portando più a livelli precedenti con ogni giorno, ora sto limitando 2-3 video massimo a settimana per quanto riguarda la simulazione aerea, addirittura c'è tolto anche 2 video a settimana, perché mi sto concentrando molto di più su questo canale, ragazzi, perché ci credo che questo canale possa fare bene e ha bisogno di voi, ha bisogno della vostra spinta, ha bisogno di
sentire il vostro calore, la vostra presenza. Ovviamente, ora aggiungeremo anche altre rubriche che spero possano portare nuove leve all'interno, rubriche come quella relativa ai giochi del mese, con una cernita che noi faremo, rubriche su notizie videoludiche, queste cose qui che secondo me sono molto interessanti, potrebbero piacere senza ombra di dubbio relativamente a tutte le console, anche se io in particolar modo uso il PC. Sto aspettando che esca la PS5, cioè nel senso che la rimettano nuovamente in vendita, perché al momento ci sono problemi legati alle componenti, ma questo, di questo volevo fare anche una puntata perché sono notizie molto interessanti. Poi parliamo invece del futuro, nuovi arrivi. Il mese di settembre, ragazzi, fortunatamente e finalmente oserei dire, sembra essere il mese della svolta, del ritorno ai titoli di un certo tipo. C'è una bella, consistente quantità di titoli molto ma molto interessanti che io mi sono segnato e che probabilmente porterò all'interno del canale. Anche in questo, ragazzi, sarebbe utile la vostra partecipazione. Se c'è qualche titolo che vi interessa, fatemelo sapere. Purtroppo io su YouTube, fino a quando non ho 1000 iscritti in questo canale, non posso fare sondaggi. Non posso fare comunicazioni se non tramite video, quindi non posso mettere per l'appunto scelte, non posso farvi fare delle scelte a voi, quindi commentate, fatele tramite i commenti, magari sotto questo video, ok, che mi sembra la cosa più, diciamo, utile, e fatemi sapere che titoli voi vorreste vedere su questo canale portati da il signor Lupus. Quindi nuovi arrivi ce ne sono diversi. Uscirà Bus Simulator 2021, e questo già, signori, l'ho messo nella lista di quelli che porteremo. Uscirà il 7 settembre, se non sbaglio, dovrebbe uscire il 7 settembre, lo porteremo, perché chiaramente abbiamo portato Bus Simulator 18, che è la serie più seguita del canale, quindi è una serie che abbiamo un attimino bloccato perché sta uscendo il 2021, solamente per questo, quindi non vi allarmate, ci sarà anche questo. Poi ci sarebbe un titolo bellissimo che sto aspettando, che è quello che sta rilasciando la Amazon Gaming, ovvero New World, ma uscirà il 27 di settembre o il 28 settembre. Ma prima di arrivare a quello ci sono dei titoli molto interessanti come per esempio Fist. Questo coniglietto bizzarro che mi sa veramente molto di, non so se avete visto mai, Dark, come cavolo si chiamava? Donnie Darko, ok? Quel coniglio là, ecco, mi sa di quello. Coniglio molto bizzarro, molto particolare, un bel gioco, con una bellissima grafica, molto interessante, rilasciato su PS4, PS5, insomma su tutte le console, compreso anche il PC, mi pare di aver capito. Se così fosse, giorno 7 avremo questo titolo. Ci sarebbe poi anche, se non vado errato, un altro titolo che si chiama Vampire the Masquerade. Quest'altro è un altro di quei titoli che mi piacerebbe portare, che esce, se non vado errato, pure questo giorno 7. Sono tre, quindi Bus Simulator, Fist, Vampire the Masquerade e New World, quindi già siamo a 4. E poi ce n'era un quinto che sarebbe Sonic Colors. Sonic Colors sono un pochettino, come dire, titubante. Per me è un salto nel passato di 30 anni, perché io Sonic l'ho giocato la prima volta che avevo 8-9 anni su Sega Mega Master System, no, Sega Mega Drive. Sonic era il, diciamo, il simbolo di questa console di molta vecchia generazione. Non so quanti di voi si ricorderanno, forse i più grandetti come me. E quindi ci sarebbe anche Sonic. Fatemi sapere. Questo è, diciamo, il sunto e la summa di quello che volevo oggi riportarvi. Spero che sia stato di vostro gradimento. Fatemelo sapere al solito con una bella pollicciazzata in su. Commentate, condividete, iscrivetevi e noi ci vediamo sicuramente alla prossima. Ciao, ciao!